Gabriele Bonini, il presenzialista televisivo. Allora, non c'è diretta televisiva, non c'è Emilio Fede, siamo qui alla Fiera dei Sapori, una splendida Lucia ci ha servito dei piatti prelibati, a cominciare dalle linguine, no, dalle tofie o trofie, non so com'erano nel sugo, ravioli, non so cos'erano. Io ho mangiato 6 peperoncini di questi, attenzione, 1:33. Abbiamo qui il maestro Max Bellocchio, il fotografo. Ricordami il nome? Nicola. Good morning. È molto disturbato, lui forse non può essere ripreso perché lo metto su YouTube. Allora, passiamo alla fanciulla. Buongiorno. Mariano, detto il Samaritano, e Marco. Lo stallone. Lo stallone, già il cognome mi fa alzare la temperatura, che sono come direbbe Dodò, dico io, poi boh, misuriamo la temperatura. L'importante è che si alzi solo la temperatura in pubblico. Allora, io andiamo a misurare la temperatura. Dove siamo? Alla Fiaba dei Sapori. Numerosi cittadini, venite in questo ristorante tipico, pulitissimo, anche il bagno è veramente molto pulito, a differenza della fedina penale di Berlusconi, che invece è un pochettino meno pulita. Buccino, via Fontana, San Giovanni. Non c'è il civico, Lucia, non c'è il civico di questo... Lucia, no, scusa, non sei Lucia. Ma che bel giovane che vedo all'orizzonte. Allora, un giovane esebico anche te, anch'esso, eh? No, solo quella barbetta, la... numero civico, ma sei il fratello di Lucia? Il fidanzato. Ma Lucia! Di fronte a un fidanzato così io mi inchino, è fatto in mente la terra che tu cantesti. Mancano 4 secondi, appena baciato la terra che